Cina, scusate se faccio così, ma c'è. Ecco, il mentalismo, avete visto il mio collega prima cosa vuol dire la mente, quando lavora la mente. Io faccio un po' il comico, però sono anche capace di lavorare con la mente. Così dice mia moglie, no, ma non. Allora, quel signore che è quel ragazzo, quel giovanotto che ha tutte le righe fatto così come maglia così. Può venire su che facciamo la trasmissione del pensiero. Ecco, poi c'è un piccolo bambino là che ha dei piccoli problemi. Vieni su, ho tre ciucci io, vuol venire su che li alleviamo. Ne ho tre ciucci. Mario, ma ti faceva tanto piccolo, la nevica qua sopra, no. Come ti chiami? Claudio. Claudio, perfetto Claudio. Senti, sai che cos'è la trasmissione del pensiero? Sì. Sì, più o meno hai un'idea. Adesso guarda, io vado avanti, faccio un gioco. Tu vedrai come gioco in quanto che sei dietro e vedrai l'esecuzione del gioco. Poi lo ripeterai tu, eh? Però non devi dire nulla, eh? Io adesso, guarda, prendo una carta. Allora io ho bisogno di una partner. Noi dobbiamo lavorare con la partner. Sai cos'è la partner? Sì. Hai presente la mamma quando fa gli agnolotti? Che tira la pasta? Sì. Ecco, la partner è un'altra cosa. Allora senti, io mi prendo, ecco la vedi quella signorina che si sta tenendo la bocca se non le cade tutto da una parte? Quella lì davanti, ecco così. Sì, sì. E con quei capelli biondi, quella che si è girata perché non sapeva che aveva un dito in bocca, pensava fosse quello del vicino. Ecco, quella lì dietro. Allora, senta signorina, lei, che, ecco, lei che si sta girando, come si chiama? Così ci diamo tutti del no. Come? Samantha. Samantha, ti posso dare del tu? Eh? Tanto te lo davo lo stesso. Senti Samantha, qui io ho una carta, la vedi una carta che la metto un po' leggermente più alta delle altre? Si è addormentata. La vedi Samantha che qua c'è una carta un po' più alta delle altre? Sì, Samantha. È fatto così, deve avere un colore, si è svitata qua dietro. Allora, io sto pensando alla carta. Vuoi dirmi che carta è? Di Samantha. Vedi, dimmi un po' il valore di questa carta. 5 di fiori. È 5 di fiori? No. Allora non prendere quella lì, per conto gioco non vale proprio niente, devi cambiare quella. Fate luce in sala che giovanotto si deve scegliere la partner, su, un attimo. Io. Non la ne segno. Accendete la luce in sala, per favore, giocate dopo a biliardo di là. Grazie della luce in sala, prima di Natale arriverà, prima aver solo un po' di pazienza, poi di là con calma diranno. Allora, grazie. Allora, vuoi cercarti una pagina? Gira l'occhio di bue, su, sennò qua diventa mezzanotte. Spegnete questo faro? Grazie, ecco, adesso si vede meno di prima. Ecco, dimmi una signora lì, anche se non vedi il viso, vedi i lineamenti, vedi che quell'altro è un uomo coi baffi, l'altro vicino è una signora, dai, sveglia. Allora, quale? No, devi dirlo tu, una signora. Quella signora là vicino al muro, Ecco, tutte le signore vicino al muro su in piedi. No, quella là che c'è vicino alla porta. Ah, quella vicino alla porta giù il muro. No, com'è? Non ho mica capito bene. Quella lì che quella lì, quel signore lì dove c'è la luce. Ecco, quella signora lì, ecco, le dia un colpo sulla testa così sappiamo chi è lei. Ecco, così. Lei signora non. Oh, Maria Vergine. Quella signora non guarda, assomiglia tutto a mio zio. Cambia donna. Assomiglia a mio zio, solo che mio zio non ha i baffi, no? Devi cercare un'altra cosa. Guarda quella bella signora. Vai. Quella là seduta che era vicino a me, va. Ma guarda che bel colpo di. Qual era? Quella lì, quella brunetta. Altro il mio. Allora lei non si deve scomodare, signora. Poi, signora o signorina? Signora? Signora? Signora, sposata con un uomo? Ma cosa c'è da ridere? Io prima sono sposato con una donna, che discorso. Senti, adesso io ti do. Facciamo. Tu hai visto, no, il gioco? Come ho fatto io? Io allora, prima di tutto guardiamo se la signora conosce le carte. Le conosce le carte, signora? Sì, vediamo se è vero, eh. Oh, qui abbiamo un due di fiori. Che carta è, signora? Conosce le carte, siamo a posto. Allora senti, adesso il gioco consiste tutto in te. Tu segni una carta dove desideri tu, la guardi solo tu, non la fai vedere né a me né alla partner, giusto? Ne segni una a casaccio, dove vuoi tu? Nel mazzo. Perfetto. La guardi e la metti in tasca. Sì, ce l'hai la tasca? Sì, ce l'ho. Ma le caramelle no, guarda solo la tasca. Adesso guardi la partner negli occhi. Un attimo di silenzio perché qui è trasmissione del pensiero. Guardi la signora negli occhi e dirai, signora, per favore, che carta ho in tasca io? Non vedo neanche la faccia. Il pensiero va per conto suo, non ti preoccupare.
Lei signora non si deve pronunciare, non deve fare come Amanta, lei che ha detto a casato, non dica nulla. Verrà un momento che riuscirà a captare la carta che ha scelto il giovanotto. Verrà un, non so, una corrente elettrica, un 10.000 volt, darà per aria. Alle gonne, chiudiamo gli occhi, attiriamo giù. Non si lei non si pronunci. Ho detto bene, signora? Non si pronunci. Ecco, verrà un momento che riuscirà a tu pensa alla carta. Verrà un momento che riuscirà a captare il valore della carta che ha scelto il ragazzo. Adesso tu pensa alla carta. Quando batterò la mano sulla spalla, tu dirai, signora, per favore, che carta in tasca hai? Giusto? Lavora col pensiero, vai. Signora, per favore, che carta ho in tasca? 3 dipinti. Scusi, un momento. Hai un 3 dipinti? No. Cosa le ho detto, signore? In italiano, vuoi che io dica in tedesco? Madame, voulez-vous? No, questo è francese. Non deve dire nulla. Non si pronunci, verrà un momento. Vede che ha sbagliato anche qua. Non dica nulla, vedrai che un momento. Vuoi il numero del telefono? Lei non dica nulla, niente. Però ti dico una cosa, eh. Io, guarda, io non so il valore della carta che hai scelto. Io per un momento sono te. Tu sei me, io sono te. Signora, per favore, che carta ho in tasca io? Sei molle, il pensiero è cascato per terra. Una trasmissione del pensiero, devi essere convinto, la guardi. Signora, per favore, che carta ho in tasca io? Il pensiero va, batte contro la parete, rimbalza indietro, la signora lo prende e te lo dice. Hai fatto il militare? No. No, si vede. Dai, guarda sta signora. Allora, signora. Via. Signora, che carta ho in tasca? No. No, momento. Però c'è da dire, bisogna essere onesti. Non è facile questo gioco qua. Sembra difficile, ma poi uno se ne accorge che non è facile. Cioè, voglio dire questo, che io per fare questo gioco ci ho impiegato esattamente 25 minuti e 8 anni. Però io mi sono ripromesso che tu riuscirai. Ti aiuto con un piccolo aggeggio, guarda, che è molto semplice, guarda, mi tolgo via, guarda, ti lascio anche un furaro, guarda che bello. La vedi la signora lì? Scegliti. No, così più o meno, perché non ha importanza che tu la veda, purché tu ricordi la carta, importante è quello. Poi ho un piccolo aggeggio, qua tolgo il vino, perché poi qua facciamo un macello, eccolo qua, qui c'è un piccolo aggeggio, che è semplice, che aiuta a interrompere tutto quello che c'è in giro con i pensieri, vedi che c'è tutto questo qui, che è bello, però vedi che senti chiacchierare. Ecco, questo affare qua invece aiuta a concretizzare nella mente, non ti muovere, ecco così, aiuta a concretizzare, stai fermo con sta capocchia, tieni con la sinistra, ma no, questo è, no, guarda che tieni con l'altra, lo vedi almeno, non la vedi? Eccolo qua, allora prendi con questo qui, pensa, aspetta che adesso ti allaccio con la signora, pensa alla carta, non ti distrarre, perché se ti distrai siamo finiti, guarda che adesso sei allacciato. Allora adesso mi volete spegnere le due cose, darmi solo leggermente l'occhio di bue, così, adesso pensa alla carta e gira, gira che nel girare interrompi il tutto in modo che la signora verrà a captare, nel frattempo tu devi pensare, e verrà a captare quello che abbassa leggermente l'occhio di bue, perché questo signore qui, ecco adesso, gira, sennò qua viene anche Pasqua e Natale, e la signora verrà un momento a captare quello, senti questo frusio che ti muove nella testa, è perché tutto il concentramento che tu hai va, parte, si allancia verso la signora, in modo che tu possa allacciarti con questo pensiero, il quale, fermati, fermati, tu dimmi una cosa, hai pensato, nel frattempo hai pensato la carta, no? Perché è molto importante, questo, hai pensato la carta o non l'hai pensato la carta? Hai sentito un frusio tutto nel... L'hai sentito questa... Sì, l'hai sentito. Allora senti, io ti chiedo, vuoi alzarti un attimo per favore? Io ti chiedo soltanto una cosa. Hai detto il valore della carta a me? Hai detto il valore della carta a me? Gliel'hai detto a lei? No. Neanche col pensiero? Beh, col pensiero adesso... Boh, allora, col pensiero. Allora guarda sta signora negli occhi. Fai questa domanda. Signora, che carta ho in tasca? Oh, porco, non dimmi che...